Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qua con Sniper Elite 3 e direi che abbiamo un nuovo oggetto. Ehi, fatto niente, armamento. Ok. È tutto uguale. Modifica. Allora, il Garand non è... Allora, qua cosa abbiamo? Steam MK e l'MP40. Meno portata, più precisione, più danni. Io direi... Non è silenziato, quindi io direi di passare direttamente all'MP40. Preferisco lo Sten MK perché sono filo alleato. Ma cosa volevo dire? Ma sinceramente di questo troviamo subito le munizioni, perché siamo sempre contro i tedeschi. Granata M24, la... Il, com'è che lo chiamavano? Il pelapatate. Scassa patate, una cosa del genere. Cosa abbiamo invece? Benda, kit medico, tutte ste cose. Aspetta un attimo. Però la benda, benda, kit medico, ce l'abbiamo già tutto. Quanta roba ci abbiamo? Ah, ci manca la dinamite. Prendiamoci uno di dinamite e ce ne andiamo. Personalizza fucile. Minino standard. Non abbiamo ancora niente, ragazzi. Non so se lo avremo più che altro. Sì. Non so se come si sbloccano. Vabbè. Ok. Tutte queste belle opzioni. Va bene, ragazzi. Direi reticolo. Tedesco speciale. Ampio. Ah, vedete. Ah, ma cambia? Posso? No, ovviamente. Va bene. Torniamo indietro. Torniamo indietro. E iniziamo. Mi sentite? Sì, ok. Stavo facendo un test, scusate. Vedo lo stealth. Stealth ovunque. Noi da dove arriviamo? Da là? Questi suoni stile indiani d'America, non ho capito. Ma vabbè. Allora, selezioniamo subito la Warroad, ma questo ce lo C'è potremmo abbastanza fare rumore da coprire i miei spari. a mano. E via. Fatto. Ciao ragazzo. Requisiamo. Ok. Questo fa casino e copre gli spari. Signori, stiamo per divertirci parecchio. Sembra il posto adatto per usare il binocolo. È quello che volevo fare, non è che me lo devi dire te. Un nemico là. Che paura, mi sono cagato addosso. Abbiamo un nemico qua. Abbiamo un nemico lì. Abbiamo. Un nemico qui. Sì, forse, ok. Di qua non vedo nessuno per grazia divina. Non vedo nessuno, ragazzi. So già che mi sto svanendo qualcuno. Come voi starete bestemmiando in cirillico. Ok, eccone un altro. Meno male che erano finiti. Altre posizioni da tiro nemiche. Quel barile sembra pericoloso. Lo facciamo saltare? Però ho paura che lo faccio saltare inutilmente. Contrassegniamo il camion. Allora ragazzi, io direi che qua abbiamo preso più o meno tutti quelli visibili. Là c'è qualcun altro, no? Qui? No? Ok. Quel barile sembra pericoloso. Quel barile. Ehi, ehi. Ok, scusate, c'ho la pianta davanti, ovviamente. E continua a muoversi. Ok. Ma dov'è il barile? Quello? Ho paura che non sia. Ho paura che non sia quello. Sì, è quello. Ok. Pronti, eh?
conti, eh. Ne ho ucciso uno. E non mi hanno sentito. Allora, prima. Ora cominciamo con le persone. Prima te. Sicuro. Sono pronto, fratello. Ah, ok. Boom. Fuori uno. Ora cade di sotto, avvertiti tutti, fine. Secondo, te qua sotto. Via la tua carotide. È voluto, eh? Voglio vedere cosa succede se colpisco dal collo in giù. Cioè, al collo. Via la mascella. Poi. Ce n'è un altro lì e direi che sarà il mio prossimo obiettivo. Siamo pronti. Ops! Mamma mia! Non vede più niente, sicuro. Prossimo obiettivo, quello là. Mamma mia, un tiro al bersaglio, ragazzi. Per ora, perché siamo all'inizio. Non ti muovere. Non l'ho colpito. Merda! Porca puttana! Ma guardate che sfiga. Sì, va bene, lo sappiamo, mamma mia. Dobbiamo levarci di qua. Allora, vedo tre uomini in movimento. Stiamo nell'ombra. Mamma mia, più ombra di così. Cioè, era la perfezione, i tiri perfetti senza problemi. Aia. Aia. Oh, ma non viene fin qua. Il problema è che troveranno i corpi, se non li hanno già trovati. Cosa arrivano a turno? Scusate ragazzi, non so cosa sia successo. Porca puttana. Aspetta, eh. Ok. Però io a te ti levo di qua. La situazione si è tranquillizzata. Sono italiani, tra l'altro. Almeno guardando così. Quello mi ha sentito? Sì, perché sto camminando. Che cazzo lo metto? Ti butto qua sotto. Vai. Almeno stai un po' più imboscato. Riprendiamo il fucile. Aia, ha trovato l'uomo. Ha trovato l'uomo. E dai. Lasciamo perdere. Si è mosso in quel momento. Ovviamente non ce ne va bene uno. E si è mosso di nuovo. L'ho preso. Non proprio la testa, anzi per niente. Però penso petto centrale. Sì.
andato. Cosa è successo? Non lo so, ho sentito un rumore come se cadesse del ferro. Bastardo. Olè. Boom. Spina dorsale in bocca. Quel cadavere ha qualcosa addosso. Ci vado, ci vado. Ok. Ci muoviamo. Andiamo a indagare però prima nella tenda. Perché quel cadavere che ha qualcosa addosso era prima nella tenda. Comunque penso che siano italiani, veramente. Allora, vedo un medikit, ma non abbiamo bisogno. Boom. Basta? Ah, me l'ha preso lo stesso. Meglio. No, non vedo nient'altro. Andiamo a parlare col cadavere. Non mi fido ancora di sta zona. Non mi fido proprio. Non sono sicuro di aver trovato tutti i nemici. Qui ce ne deve essere uno. C'è un buco in bocca. Ok. Eccoti qua. Ah, c'è la Luger, però noi non possiamo prenderla, ragazzi, perché ci serve l'arma silenziata. Generale maggiore Koch. Come da vostri ordini, vi allego una mappa degli incarichi assegnati agli ufficiali di Gaberun. Spero che sarà utile a voi, il generale Valen. Capitano Salvatore. Ve l'ho detto che sono italiani. Si capiva dalle divise. Oh, calma. No, non so cosa ho fatto, ok. Ho visto già un simpatico amico. No, me lo sono immaginato. Quelle piante mi sembravano un uomo accorvagiato e non riesco a parlare. Ecco. Ci sono elimine per elimina e perquisisci gli ufficiali chiave e poi non ho letto. Cortesemente, chiave recupera informazioni, ok. Riprendiamo la nostra Warrod. Andiamoci un po' più velocemente perché sennò qua ci stiamo fino a Natale. Ok. Qua davanti. Nobody. Continuiamo a muoverci. Piano. Soldati parecchi e non siamo in un bel punto. Occhio, vedo l'ombra, vedo i piedi, vedo lui vede me. Due. Dai, però fermatevi, non si fermano. non si fermano. Aspetta, qua nessuno, bene. Non è che arriva qualcuno da dietro e me lo mette nel culo. Niente da riferire. Due soldati qua. Beh? Dio, ti prego, facciamo veloce. Togli sto corpo, grazie, e andiamocene. Scusate, porto un attimo
sbronza, sapete. Grande serata ieri. Stai qua. Ecco, riposati. Direi che domani andrà meglio. Allora, soldato Cruccoli. Nessuno mi vede. Ottimo. Sta tornando. Ho fatto una cazzata. Eia, eia. Stai lì. E guarda, Cristo. Ok. Dietro nessuno? Ok. Ti prego, fermati. Fermati. Bravo. Sei la mia gioia. Bravo. Ora, cortesemente, se ti giri e vai a controllare là perché ho visto movimenti sospetti. Ottimo. Finiamola qui. Perquisiamo. E puoi startene anche qua. Io continuo a muovermi. Piano, piano, alle rovine, un botto di gente indesiderata, sicuro. Voglio arrivare là in cima, ragazzi, in poche parole, quel punto di vedetta, e da lì avere una situazione un po' più tranquilla per capire come comportarmi. Credo, esatto, qua abbiamo già sparato alla... Come cazzo si chiama? Attenzione, tutti e due girati. Vai, 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 ok, questo non Dovrei sbaglio. coprirmi le spalle con una trappola. Quindi piazziamo delle mine, questo era il senso. Mina di terra. Installiamola. E installiamola. Coperto le spalle. Ora, se sentiamo kaboom, credo che abbiano capito che siamo qua. Vi ho detto, ho fatto saltare prima qualcosa qua. C'era il barile qui, esatto. Tira calci o spara ai piccoli generatori per coprire i tuoi... Tira calci o spara ai piccoli generatori per coprire i tuoi rumori. Io ho fatto saltare il barile, il generatore è in merda. Quindi il nostro rumore, cioè, per coprirci ce l'abbiamo già. Allora, ora... Uno, due. Gli ufficiali hanno una vista migliore della truppa. Ah, davvero? Li scelgono per la vista migliore. Mamma mia. Ce n'è di gente da divertirsi, sperando di non fare casino. Di là no. Non vedo nessuno da questo lato. Possiamo staccare. Ho schiacciato il pulsante del grilletto e mi sono cagato addosso. Due. Ok. Laggiù. Tre. Sei il primo che parte per il Valhalla. Direi che può andare bene così. Qua cosa abbiamo? Aspetta prima di cominciare. 9 proiettili per il Garand. Penetra postazione del cecchino. Detto così, vabbè. Oh, questo va meglio. Allora, laggiù ho già visto un'altra cosa che prima non avevo visto. Dai, muoviti. Cioè, rimani dietro quella roccia. Non me lo segnava più. Vabbè. Tanto il mio primo obiettivo. Spostati. Ok. Sei. Cristo. Mamma mia. Un altro sparo che ci portiamo. Ok.
Dimmi, ti prego che non si bugga nel coso. Lo so già che si bugga nel coso. Lo so già. Però lo faccio lo stesso. Meglio distruggere la prima la situazione che dopo, a metà, quando sta andando tutto bene. Ma guarda un po', che non si buggava nel maledetto sacco di sabbia. Ricarichiamo e prendiamo subito qualcuno, eh. Voglio fare una cosa, se riesco. Non riesco. Stiamo fermi. Aspettate, sto valutando se quell'uomo lì è poi quello che effettivamente risale su da lì. Perché se fosse così lo prendo a metà strada. Aspetta. No, volevo fare una figata e prenderne due insieme, ma no. Sto perdendo tempo, sto perdendo tempo. Dai, su, basta. Ok, girala dietro, bravo, girali dietro. Ok. Mamma mia, ruotava mentre penetrava. Fuori uno. Ora tocca subito al nostro amico Fritz lì dentro. Ora prendiamo la corda, quanto ci fate, stai fermo, bastardo. Ufficiale è stato congedato. Ora sto stronzetto là in cima mi dai sui nervi. Quindi direi che ti prendo anche a te. L'ho preso. Ok, l'ho preso. Sono spaventato, avevo paura di non averlo preso. Ora ci risdraiamo e ci portiamo a prendere questi qua. E il primo direi che sei proprio tu. Veloce, perché stava finendo il rumore. Non sono stato proprio a pensarci. Ha trovato un corpo? Sì, ha trovato un corpo. Cazzo! Non l'avevo visto. Fallo avanzare fino a lì. Mi hanno sentito sicuro. Ve l'ho detto. Fanculo. Basta. Quelli dietro li sento arrivare, non ti preoccupare. Mamma mia. Ha aperto la strada per il Valhalla. Ma come granata? Ma Cristo. Figlio di Troia. Sali, vieni su. Ops. Non è andata come speravi, eh. Quello là è dietro la roccia, figlio di puttana. No, è dietro la roccia, niente. Che cazzo è quest'altro infame? Quanti sono? Pronto. Preso. Ok. Culo il silenzio. C'è un altro qui. E sta salendo, sta salendo. Come? C'è un bug con sta terra che mi prende la terra e il colpo non va bene a segno. Boh. Lui continua a stare lì. Si è mosso. Sono in due. Ti prego, passa veloce, passa veloce, passa veloce. Ma
guarda te se non posso avvicinarmi più. Preso. Questo l'ho preso. Boom. Un altro? No, no, è qui sotto. Ok, sta arrivando. Qua ci lancia una bomba o sta arrivando? È che gli è caduta rigorosamente giù. Ragazzi, mi spiace non aver fatto tutto silenzioso, ma come al solito non sono molto bravi. Tu vattene a fanculo. Ancora? Io non ne vedo. Può scendere di qua? No. Tra l'altro non mi ricordo neanche più com'è che mi hanno scoperto. Ho sbagliato un colpo. No, ho sparato un secondo dopo. Un secondo dopo la fine del... del come si chiama. La fine del rumore. Prendiamo un po' di punizioni di tutto quello che ci può capitare. Cos'è che non è esploso? No, sono esplose tutte. E tu ne sai qualcosa. Continuiamo a prendere munizioni. Prendiamo la nostra Warrod e ci muoviamo. Andiamo verso la tenda, sperando che non ci vedano magari qualche rimasuglio rimasto indietro. Giù c'è un altro. Chi sei? È vivo o morto? Boh, lascialo lì. Che non ci rompe le palle. Andiamocene avanti. Sì, vabbè. Ormai è un deficit. Munizioni, roba. Ok, mi fa piacere che Lucky D. Valen sia andato a tormentare altri avamposti. Tutte le volte che lo vedo perdiamo uomini in nome di stupidi ordini provenienti da Berlino. Ok. Ok, questo era il primo ufficiale di 114. Allora. Stiamo giù. Spugli l'erba alta per far sì che il nemico non abbia, abbia più difficoltà ad avvistarti. Il problema è questo. Qual è l'erba alta? È già questa? Mi sembra così alta. Qua c'è qualcuno? No. Mamma mia. Lì sotto si può passare, sicuro. Tra l'altro, meglio usare... delle bende. Dovrei riuscire a passarci. Ok. Passiamo. Come vedete ragazzi, poi non riusciamo sicuramente a fare tutto il gameplay, cioè tutta la il quadro in un video solo, perché il gioco si è molto allungato, si allunga molto rispetto alla prima missione. Cosa abbiamo qua? No. Niente. Passiamo di qua. Anche perché dall'acqua non credo si potesse. Ok, quello si è mosso. Lì c'è una finestra. Vediamo un po' se riusciamo a entrare in questa finestra. Faccene un altro. Facciamo gli stupidi. Ok. Non si può passare da quella finestra. Sembra che stia parlando. Ma sali. Porca puttana, io non ci sono. Quello se si gira mi frigge. Sta parlando da solo quello lì comunque. Levati di qua. Qua viene. Vattene. Controllate le armi. State allerta.
Wir haben ihn in die Enge getrieben. Nascondere questi corpi. Devo levarlo da qua. 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 Muoviti, 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 muoviti. Muoviti, muoviti. Lascia corpo, lascia. Ecco, fatti una dormita. Giù. Ottimo. Più o meno. Sono riuscito a farmi sgamare. Sono andato. Sono molto concentrato, scusate ragazzi se non parlo tantissimo. Vieni con me. C'è qualcuno qua? No. È la tua postazione. Ok. Riposati. Ok. Dove devo andare? Devo andare di là. 86 metri. Prima postazione messa fuori combattimento. Continuiamo a muoverci. Questa credo che sia la famosa erba alta. Spero. Occhio qua dietro. Potrei piazzare qualche trappola. Non si sa mai. Dove? Perché? Ora non ne piazzo trappole. No, perché quando dice così sembra quasi che sia un punto in cui convenga, no? Io la fermo là, ma qua ci passiamo davanti. Passate qua, passate qua. Parlo piano come se fossi veramente lì dentro. Ok, allora cosa abbiamo? Tre uomini, quattro. Il primo che mi fa più paura è quello laggiù che vorrei che si levasse dalle palle. Così sparo al primo che è appoggiato. Poi faccio fuori i due che sono davanti al fuoco. E poi all'altro in qualche modo facciamo. Andato. Piano, piano, piano. Vede nessuno? Ce n'è un terzo. Dov'è il terzo? Oh, preferisco vederli. Ah, cazzo, ma sono già tre qua. Quindi ce n'è un altro ancora. Come lo butto giù? Tutti e tre. No, non si può fare così. Ci si può muovere in acqua? No. Ce l'hanno fatto chiaramente capire. Ora mi sentono la ricarica, li uccido. Così. Come fa a vedermi? Ragazzi, qua... Cosa faccio? Sì, vedo delle ma devo far casino. Non è che ce lo stiamo tanto a minare. Granata in arrivo! Non so cosa cazzo è saltato, ma è saltato di tutto. Porca puttana. Aspetta, prima di andare lì, voglio nascondermi un attimo. Non credo siano morti tutti. Non so soprattutto quanti ne sono morti. Tra l'altro mi sono fatto anche male. O non so se mi hanno sparato. Boh. Deve essere vicino. Infatti, non sono morti tutti. Visto qualcosa? Però più che altro che l'altra gente si faccia i cazzi loro, perché... State allerta! Allerta! State allerta! Manigol... Porca puttana! Questo secondo me era il quarto uomo qualcosa? Che andava avanti e indietro. Cosa succede? Cosa cazzo ha visto?
Io credo che siano morti tutti. Ma vai a fare in culo. Stiamo calmi. Grazie. Prendiamo quello che ci serve e andiamocene. Ah, anche te, sì, sì. Ok, il general maggiore inviato dal generale Valen è tutto indaffarato con uno dei tanti progetti folli di Zelensky. Via libera, ottimo. Ok. Ora, dobbiamo uccidere qualcuno laggiù. Non so se sto andando dalla parte giusta io. Andiamo. Bene ragazzi. Bene ragazzi, aspetta. No, via di qua. Non mi piace come posizione. Ok. Bene ragazzi, aspetta, ve lo dico da qua. Non riesco a farvelo vedere. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi e al prossimo episodio di Sniper Elite 3. Ciao a tutti!